Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità ed intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito». Quanti schiaffi da Gesù! Non era certo uno zuccherino, ma se ci pensate bene, non dà mai schiaffi alle prostitute, ai pubblicani, ai cosiddetti peccatori. Lo schiaffo lo ricevono sempre e solo i preti dell'epoca. Come a dire che i peccati più gravi non sono quelli comuni, bensì sono quelli fatti in nome di Dio. Sì, la più grande bestemmia, non nominare il nome di Dio in vano, non è quella che distrattamente può uscire dalla bocca di un contadino o anche di una persona semplice, ma è quella di chi si presenta come il prete perfetto, il marito superlativo, il catechista integerrimo, il sacrestano tuttofare, insomma chi fa il santino da calendario, ma poi si dimostra incapace di usare giustizia, misericordia e fede. Pensate a Papa Francesco, quante volte ha richiamato noi preti e ci ha tirato per le orecchie. Ha fatto bene e fa bene, perché il rischio è quello di pulire l'esterno della nostra vita, mantenendo all'interno questi tre peccati, che sono peccati davvero gravi. Quali? Non essere giusti, nel non dare a una persona almeno quello che le è di diritto, nel non trattare tutti con quel rispetto che meritano, nel dare la propria falsa testimonianza o nel fare una falsa accusa per distruggere la reputazione o la carriera di qualcuno, nel non ripagare nel modo adeguato ad un male che noi abbiamo compiuto. 2. Non essere misericordiosi, nel non usare pazienza, nel fare preferenze di trattamento quando bisogna castigare qualcuno, nell'essere irosi, gelosi o invidiosi, nel non avere compassione e non avere fede, cioè nel fatto che Dio ha già vinto il mondo, nel fatto che le difficoltà del momento presente sono preludio di una gioia futura, nel fatto che anche i più incalliti peccatori hanno la possibilità di convertirsi. Esercitiamoci dunque nel non commettere più questi tre gravi peccati. Per il resto evitiamo di dare patenti di cattolicità o di bontà a chi crediamo che stia sbagliando. Non sia mai che quel giorno, alla fine dei tempi, siano proprio le prostitute e i pubblicani a passarci davanti per entrare in paradiso, mentre noi rimaniamo ad aspettare la chiusura dei cancelli, senza infine poterci entrare.